Ciao a tutti ragazzi, sono sempre io Paolo Spal 07 e anche oggi parliamo di Spal. Sigla! Domenica 29 aprile, ore 15, stadio Bentegodi di Verona, Verona Spal. Ragazzi, ci siamo, maglia storica. Perché maglia storica? Perché questo è un match che potrebbe veramente definire la storia della Spal. L'avversario sarà il Verona di Fabio Pecchia. Verona che scenderà in campo verosimilmente con uno schieramento molto simile alle ultime partite. Confermerà di fatto il blocco che ha giocato a Genova: i soliti Nicolas, Ferrari, Caracciolo in difesa, Supraen, Romulo, Zuculini, centrocampo, là davanti Verdi, Verde, e, no, Verde, Valotti, e Cerci, Fares. Insomma, il blocco è quello lì. Ci sarà un'assenza importante nel Verona, che sarà quella di Kin, che essendo un attaccante molto giovane e rapido, la Spal poteva far male, quindi potrebbe essere un'assenza importante. Nella Spal invece continua, se vogliamo, un po' l'emergenza infortunati. Infatti è uscito anche Bonazzoli nell'ultimo allenamento, si era fatto male. Antenucci non è al meglio, sta recuperando una contusione, anche se c'è cauto ottimismo che alla fine comunque giocherà Verona, un po' meno per Vicari che se no, non si sa se riuscirà a recuperare proprio alla luce dell'infortunio contro la Roma, mentre Meret stagione finita, quindi giocherà di fatto Gomis in porta. In difesa ci saranno Cionek, Vicari e Felipe, Lazzari, Kurtic, che dovrebbe aver recuperato insieme a Schiattarella, con Grassi e Mattiello. Costa resterà fuori. E là davanti Antenucci e il ballottaggio fra Paloschi e Floccari. Diciamo che c'è il ballottaggio, due posti per 3 punte, in quanto sarà una partita molto, molto tirata, che potrebbe essere decisa da una giocata individuale. Quindi Floccari è senz'altro quello che riesce di più in queste giocate insieme ad Antenucci, quindi si vedrà. Sarà una partita che verrà giocata alla morte da entrambe le squadre, secondo me. Il Verona di fatto non ha più niente da perdere, infatti in caso di sconfitta contro la Spalla di contemporanea vittoria col Crotone sarebbe Serie B matematicamente, quindi è lecito pensare che in casa con la Spalla, fra l'altro rivali, facciano una partita molto intensa, insomma la classica partita della vita. La Spalla dovrà fare altrettanto, perché una mancata vittoria a Verona potrebbe significare veramente, non matematica, ma comunque potrebbe significare Serie B. Infatti la situazione è abbastanza complicata, anche alla luce della vittoria del Crotone a Udine, che rischia di complicare seriamente i piani. Dunque, un punto che potrebbe non servire a nessuno, è una vittoria che saranno obbligate entrambe a vincere questa partita. Pertanto sarà una partita tirata, probabilmente anche non bella da vedere. Entrambi avranno paura di perderla, secondo me, e quindi potrebbe essere decisa da una giocata individuale, un episodio, un calcio da fermo. E questo potrebbe essere anche un vantaggio per la Spal, perché comunque ricordiamo che da qualche tempo abbiamo una certa sterilità, da parte degli attaccanti che segnano poco. Questo indica che magari potrebbe essere risolta da un calcio piazzato, non so, da un gol di un difensore, da un gol di un centrocampista, da un episodio, insomma. La chiave tattica sarà questa: usare la testa, perché è logico pensare che la Spal cominci ad attaccare subito, ma secondo me sarà il Verona a farlo, perché appunto ha ancora meno da perdere di noi. Giocano in casa e quindi sarà lecito pensare che la partita la facciano loro, quindi la Spal dovrà difendersi bene con ordine, cercare di non prendere gol e poi andare a segnarlo magari appunto con un calcio piazzato o un contropiede. Sarà una partita difficilissima, questo è innegabile, però sarà molto tattica, molto ben studiata, dovremo usare la testa, ma soprattutto dobbiamo andare a vincerla, perché un pareggio, una sconfitta per noi sarebbero veramente devastanti, potrebbe significare quasi, quasi certamente la Serie B. Quindi adesso ragazzi, calma, concentrazione e solo una parola adesso: vincere, perché dobbiamo mantenere questa categoria. Adesso è il momento di scrivere la storia. Bene ragazzi, se vi è piaciuto il video mettete mi piace, condividetelo, scrivetevi nei commenti cosa ne pensate di Verona Spal, di cosa deve fare la Spal secondo voi per vincere questa partita. Io vi ringrazio come al solito di tutti i commenti che mi lasciate e noi ci vediamo come al solito al prossimo video. E sempre forza Spal!